Dopo 7 anni la nazionale italiana di calcio torna a Napoli. Il 15 ottobre gli azzurri di Cesare Prandelli affronteranno al San Paolo l'Armenia nell'ultima partita delle qualificazioni ai mondiali 2014. Alla presentazione della gara presso la sala giunta del comune con il sindaco Luigi De Magistris sono intervenuti il presidente della Federcalcio Giancarlo Abete ed il direttore generale Antonello Valentini. Entusiasta del ritorno della nazionale al San Paolo, anche il presidente della società Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha registrato in un video il suo intervento. Sono felicissimo che si rigiochi al San Paolo dopo 7 anni, una partita della nostra nazionale, Italia-Armenia, evviva l'Italia e il tifo da Los Angeles lo farò tutto per i nostri colori azzurri. Una giornata di festa ma anche occasione per far leva sullo sport come strumento di legalità. La presenza della squadra azzurra a Napoli, sottolineano i rappresentanti della FIGC, testimonia la vicinanza ai problemi del territorio. Lunedì 14 ottobre la nazionale incontrerà la squadra Nuova Quarto Calcio per la legalità e da domenica 13 a martedì 15 alla Rotonda Diaz sarà allestito il Puma Village. Numerose attività ludiche e sportive coinvolgeranno circa 6.000 ragazzi delle scuole calcio di Napoli e provincia. Napoli si candida ad essere una città dello sport, lo stiamo dimostrando in questi mesi, in questi anni, non solo perché è una città piena di giovani, una città che ama lo sport e che ama il calcio, ma anche perché pensiamo che attraverso lo sport si possono veicolare valori di legalità, di etica, di solidarietà, messaggi forti in un momento così difficile. Pensiamo all'importantissima iniziativa Quarto che farà la Federazione, la Nazionale di Calcio con Prandelli. Siamo grati alla FIGC, alla Nazionale, a Prandelli. E confidiamo che la giornata di lunedì, quando le scuole, i ragazzi, i giovani, i tifosi, i quartesi parteciperanno a questo evento, lo ricorderanno a lungo e dentro questo ricordo possa trovare ancora più forza e più vigore la realizzazione del progetto di legalità che stiamo portando avanti.